Ragazzi, ragazzi, finisce qua Spagna-Croazia. 6-0, che batosta, che ba. Mi piaceva la Croazia, mi piace veramente perché. E dopo il 3-0, dopo il 3-0, la Croazia è andata proprio psicologicamente a terra, perché comunque Asensio ha fatto dei gol allucinanti. Gli sono usciti quei due tiri, li ha azzeccati, quindi 2-0, 3-0, poi il quarto, primo tempo, poi da lì la Croazia non si è più vista, hanno fatto anche gol della bandiera, che comunque sarà ancora più duro, sarà ancora più duro, perché se non vince con l'Inghilterra la Croazia è spacciata, perché anche la differenza reti è pesante. 6 gol e meno 6 differenza reti, quindi sono veramente tanti. Una Spagna straripante, non si può dire niente. Diciamo che gli è andata anche un po' tutto bene, gli è andato tutto dritto, è riuscito a segnare subito, quasi subito. E poi a chiuderla e strachiuderla anche nel secondo tempo. Adesso Perisic torna a casa, mi raccomando. Però già avversario così scassato, avversario così scassato. Che nervi, che tutte le volte che ci sono queste nazionali uno dell'Inter si scassa. Che nervi. Si è fatto male al ginocchio, speriamo non sia fatto niente di, non ha avuto niente di grave. Brozovic, inguardabile. Tutti a esaltarlo poi quando c'è da giocare partite importanti, sparisce, ma tutti gli altri comunque, una difesa comunque con la Broda, la Croazia, c'è poco da dire, nel senso la Spagna ha strameritato, un 6-0 è pesante, però ogni occasione l'ha sfruttata, quindi non ci puoi far niente, quindi Spagna 6, Croazia 0, questo è il risultato tennistico. Ci manca solo Nadal in campo, ed era perfetto. Boh, intanto da aggiungere, ragazzi, Croazia si è preso le mazzate. E adesso torniamo al campionato, ci vediamo domani con il gameplay pronostico anticipato, stavolta non più il giovedì ma mercoledì, perché giovedì non so se riuscirò a farlo, quindi mi tengo in anticipo per fare il gameplay live con PES 2019, Inter Parma, si tornerà sperando di trovarci di Versalico, con ginocchio a casa mia, magari. Una sfiga. Boh, Nations League, chiuso il primo capitolo, ci rivedremo poi con la Nations League a ottobre, adesso comincia le cose serie. Ciao ragazzi, a presto.